Terza edizione di Motor Valley Fest in presenza, finalmente dopo la prima edizione. Giancarlo Muzzarelli è il sindaco di Modena, più che mai soddisfatto. Un evento destinato a crescere nella terra dei motori mondiale. Sì, io sono soddisfatto perché stiamo ripartendo. Dopo il Covid c'era bisogno di una spinta, spingere sull'acceleratore per ricostruire e rafforzare le opportunità. L'automotive a Modena è al centro della strategia, abbiamo bisogno di rafforzarlo per cercare da un lato di rafforzare la nostra storia, le nostre radici, la bellezza delle auto storiche, la bellezza delle produzioni, ma guardare anche al futuro, guardare al futuro dell'automotive innovativo. La transizione ecologica, energetica e tecnologica deve stare dentro a questo processo e dobbiamo costruire le auto del futuro senza dimenticare le nostre Per un sindaco non è facile, perché da una parte c'è chi vuole tutto elettrico, dall'altra chi vuole tutto diesel e benzina, dall'altra ancora l'auto senza pilota, l'auto che non può entrare in centro, e lei sta per fare il piano urbanistico di Modena, quindi sì, da che parte starà? Starò dalla parte del buon senso, starò dalla responsabilità di una comunità, facendo i passi come fanno i montanari quando vanno sul montagna, uno alla volta, e naturalmente nella direzione che è stata ritagliata dall'Unione Europea, Agenda 2030, le condizioni degli obiettivi di strategia dell'ambiente, la sostenibilità e il lavoro. Noi in 40 km quadrati abbiamo 140.000 posti di lavoro. Abbiamo una grande risorsa, marchi dell'automotive più importante, e quindi noi dobbiamo stare lì e poi dalla nostra storia costruire man mano le auto elettriche, le auto a idrogeno, le auto a guida autonoma e essere nelle condizioni di essere sempre più innovativi, sempre più moderni, sempre più proiettati verso il futuro, ma certo, radici e sguardo lontano. Questo è il messaggio di Modena. Vediamo un sacco di gente anche fuori dall'Accademia, che è il quartiere generale di Motor Valley Fest, con tutte queste macchine esposte, macchine nelle piazze della bellissima Modena. E guardiamo al prossimo evento, al quarto evento, speriamo liberati finalmente dal Covid. Beh, intanto quest'anno registriamo già la presenza, e registriamo già una presenza anche di turisti. E quindi credo che questo sia il primo messaggio. Il prossimo anno dobbiamo fare ancora di più. Dobbiamo consolidare questo momento, perché Modena deve diventare capitale della riflessione del futuro dell'automotive. Pensare sempre di più, partendo da qui, come il mondo può esplodere le opportunità. Naturalmente si arriverà all'auto che vola, si arriveranno alle tecnologie più innovative. Dobbiamo stare dentro a questo processo e lo dobbiamo fare sempre coi piedi per terra, con le dinamiche di creatività e di opportunità, con la formazione e la ricerca universitaria, con un grande gioco di squadra, perché solo insieme è possibile, col nostro sistema economico, con le nostre industrie, trovare le condizioni per migliorare il lavoro, ma soprattutto per stare nelle tracce del progresso e dello sviluppo. Beh, con Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, avete un bel feeling. Ho visto sì, che i vostri pensieri durante la giornata inaugurale, nei vostri interventi, si somigliavano molto. Sì, soprattutto perché la traiettoria è una ideologici. No, perché è una traiettoria europea, è una traiettoria ormai chiara. Quando la Germania decide di fare 1 milione di distributori di fonte elettrica, vuol dire che c'è un cambiamento in corso. Certo. E tu devi stare in questo cambiamento. Il dopo Covid spinge ad aumentare questo cambiamento. Ma in questa dinamica noi dobbiamo trovare la regione vicino al territorio, e c'è, la regione che trova le condizioni di relazioni con Roma, relazioni con Bruxelles, certo, e utilizzare le risorse del PNRR, le risorse della regione con i fondi europei, spendere bene questi soldi, per concentrarci, fare progetti di qualità, di formazione, di progresso per la nostra comunità. Io penso che da Modena possa arrivare un messaggio di determinazione, con i primi segni positivi anche sull'occupazione, perché dobbiamo ripartire. E Modena, l'Emilia Romagna, l'Italia, siamo un grande paese, dobbiamo continuare a essere un grande paese. Alle sue spalle ecco il logo Motor Valley Fest. Beh, Motor Valley è un logo, è un brand incredibile, cioè un brand di un valore inestimabile. È un brand straordinario, come il brand Modena. Sono brand straordinari, perché il brand Modena è un brand di storia, patrimonio UNESCO, le auto più belle del mondo, Pavarotti, si mangia bene. Sapere i sapori sono un elemento di sintesi straordinario, con Bottura, con gli altri chef, insomma c'è un patrimonio inestimabile.
dalla nostra terra alle fabbriche ritorno, la comunità che ha voglia di non fare sconto al sudore ma di partecipare per essere protagonisti del nostro futuro.